L'estate d'amore tra Chiara Ferragni e Silvio Campara, CEO di Golden Goose, sembra essere già giunta al termine. I due si erano avvicinati a Forte dei Marmi solo pochi mesi fa, suscitando molte voci e indiscrezioni su una possibile relazione. Tuttavia, secondo gli ultimi rumors, riportati dal giornalista Gabriele Parpiglia, il loro idillio è finito. Pare che Chiara desiderasse rendere pubblica la loro liaison, mentre Campara, già impegnato con Giulia Luchi e padre di due figli, si sarebbe tirato indietro. Il presunto amore tra l'influencer e l'imprenditore non aveva mai avuto conferme ufficiali né foto compromettenti, ma solo indizi e supposizioni. Ad esempio, una giacca vintage della Ferrari indossata da Chiara, sarebbe stata, secondo alcune fonti, di proprietà di Campara. Tuttavia, secondo Parpiglia, l'incontro tra i due ha preso una piega negativa. Ha scritto su Instagram che, nonostante ci possa essere stata una certa affinità, non ci sono mai state prove concrete di una vera e propria relazione e che ora la situazione è finita, mantenendo un rispetto reciproco lontano dai riflettori mediatici. Non ci sono dettagli su quando sia avvenuta la rottura né sul motivo specifico. Alcuni suggeriscono che Chiara volesse rendere pubblica la loro relazione, ma Campara non era dello stesso avviso. Nel frattempo, un'altra notizia ha colpito la cronaca rosa. Fedez, ex compagno di Chiara, avrebbe trovato una nuova ragazza, una milanese di nome Vittoria, con cui ha trascorso il suo compleanno. Questa situazione segna un ulteriore colpo per Chiara, che si trova ora a dover affrontare la fine della sua storia d'amore. In sintesi, la relazione tra Chiara Ferragni e Silvio Campara appare destinata a rimanere nell'ombra, mentre entrambi cercano di navigare le loro vite personali separate. La fine di questo rapporto mette in evidenza le sfide delle relazioni nell'ambito della notorietà e della visibilità pubblica.